A me sembra il buco di una serratura. Adesso che ho letto quel manualone, posso muovere il robot così. Davvero impressionante! Quello è niente. Osserva questo. Aiutatemi, Sam e Max. Siete la mia unica speranza. Atto gratuito. Scusa. Questo potrebbe essere più utile. Non credo che quel piccolo robot carino voglia seguire la sua nuova programmazione, Sam. Non credo di avergli dato una piccola scelta carina. Ecco che va. Sono incandescente di aspettative. Mi sembrava di sentire una strana puzza. Cosa sta succedendo? Molto pavloviano. Certo che tu dovresti saperne qualcosa. Non riesco ancora a capire cosa succede. Allora? Sono il maestro delle chiavi. Viene fornito con una pianificazione dentale? Non so cosa intendete fare voi due bestie, ma vi voglio fuori di qui adesso! Allora torniamo a Luna Park. Sento un certo conflitto morale nel riportare Bruno a Luna Park. Andiamo, pezzo di lardo. Stagli lontano, un razza di malfattore. Non sono un malfattore, sono un lagomorfo. Guarda, non torno a Luna Park, e sono in ritardo per una festa. Oh sì, la festa dei piedoni. Dove la fanno? All'osteria Giungla Selvaggia di Evelyn Morrison, nella pittoresca Half-Life, nel Nevada. Piedoni. E le loro ragazze? Soltanto. Thank you.
Questo posto è tichificante. Tichificante? Sì, mi sento immerso nella cultura indigena. Spero che questo posto abbia quelle autentiche bevande selvatiche con quell'autentico gusto frizzantico. Com'è la banda? Abbastanza felice per quello che ho capito. Sembra un bel festino. È l'evento del secolo. Ecco. Oh, è fantastico, davvero fantastico. Sono debitore. Sai, assomigli a una versione paurosa di Evelyn Morrison, famosa stella del cinema serie B. Io sono Evelyn Morrison, cagnaccio. Veramente assomiglio di più ad un cane lupo irlandese. Ho visto tutti i tuoi film. Il mio favorito era Terrore e robot dall'oltregalassia. È per caso quello dove l'alieno dice Lamdo Barretanimno? No, quello era Vampira in prigione. Oh sì. Vorresti avere l'autografo di Evelyn Morrison? Veramente vogliamo solo fare qualche domanda. Evelyn Morrison è sempre disponibile per le interviste. Per caso, non hai visto da queste parti un cantante country e western? Un tipo bassotto, introverso e pazzo come un cavallo. Se vuoi dire Conroy Bambus, Evelyn Morrison l'ho fatto cacciare dal locale qualche ora fa. Perché? Stava importunando gli ospiti di Evelyn Morrison. Hai avuto dei problemi con i piedoni? Evelyn Morrison ha sempre lavorato bene con le creature grottesche della notte. Quindi vuoi dire no? Come hai fatto ad entrare nel campo alberghiero? Scommetto che è stata l'ignobile combinazione di auto veloci e vita sfrenata. Vrum, vrum. Sono state le stelle. Stelle del cinema più grandi di te? Bah! Bah! No, le stelle non sono diventate più grandi. I mostri di gomma sono diventati più piccoli. Continua a pensare che è stata una losca storia di peccati e depravazione. Azione! Sono pronta per il primo piano, signor Corman. Ho questa voglia improvvisa di Umbrella Drink. L'osteria della June Glad Evelyn Morrison ha gli Umbrella Drink più famosi del mondo, con più di 237 tipi di rum. Tutti non sono drink. Dov'è quest'osteria? Calmati, Max, non bevi neanche. Oh sì, il tucano mi avrà messo le parole in bocca. Tornerò più tardi. Evelyn Morrison sarà qui. Nel frattempo, perché non prendi alcuni di questi dépliant? Hanno l'autografo di Evelyn Morrison sopra, rendendo gli oggetti altamente richiesti. Grazie. Quando mormori, Sam, sembri una torre ad alto voltaggio. Questi sono dei pliant per il parco nazionale del Pozzo di Catrame da dinosauro e del Saltinnaso a Monte Rushmore nel Dakota del Nord. È un posto chiamato il Museo delle Verdure Famose a Gott River nel Texas. Forse mi piaceva di più quando mormoravi. Thank you.
proposito, manca il latte. Prendo nota. Cosa ti ha ispirato quella serie di teste di corvi laggiù? Beh, stavo provando un nuovo ormone per la crescita di alcuni dei miei personaggi più distinti quando mi accorsi che non andava bene. Adesso non riesco a fermarlo. Continuano a crescere in quel modo, con grosse protuberanze in cima. Assomigliavano a Conroy Bampus, quindi ho fatto una svendita speciale. Allora cosa ne sai dei piadoni? Diciamo che sono un po' difficili da riportare in verdura. Stavo sperimentando l'idea per un po', ma non ci sono verdure pelose. Dovresti guardare nel nostro frigo. Diventa sempre più affascinante. Fino a che ora rimani aperto? Fin quanto vuoi. Bisogna approfittare delle vendite in questo mestiere. Allora, cosa è l'ultimo grido nelle verdure celebri? Non posso credere che tu abbia detto una cosa simile, Sam. Forse non ci crederai, ragazzo, ma l'ultima moda è la miniaturizzazione. La miniaturizzazione? Piselli. Piselli. Lo so, sembra impossibile. Vogliamo soltanto ridimensionare i piselli. Beh, ciao. Non posso usarli insieme. Cosa ne dici di questo? Il famoso naturalista John Muir, a me sembra una zucchetta. Potrò farlo, ma ci vorrà del tempo.